Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Purtroppo per causa di, come dire, eventi puzzolenti, non ho potuto. Prima di tutto scusate se non ho registrato altri video, scusatemi tanto. E appunto la nostra quantirughe, come potete vedere, è andata. Ma oggi ci sarebbe dovuto essere il programma quello, ma visto il fatto improvviserò. Quindi vi mostrerò come fare due esperimenti molto semplici fatti in casa, come non annoiarvi. Esperimento 1. Serviranno due gocce d'acqua e le dovrete riempire, una al massimo. Vi consiglio di usare cose riciclate, però se avete, cioè se volete usare cose di casa, usatele, ma mi raccomando, se a vostra mamma o a un vostro parente non servono più. È una boccetta a metà. Vi consiglio però trasparente. Io in questo caso non ce li ho, quindi devono andare appeso. Sì, a metà. Poi vi servirà il nostro caro recipiente nero e il recipiente verde. Ci dovrete mettere la metà boccetta d'acqua. Poi vi servirà, vediamo se ne abbiamo, io in questo caso non ne ho, però ne ho da un'altra parte, quindi aspettatemi. Bene ragazzi, ora che abbiamo i nostri due fiorellini, vi servirà una piattaforma bianca, io in questo caso dovrò usare questo, e una pietra. Quello che dovrete fare è togliere i petali tutti in una volta, metterli da una parte. Vi servirà il nucleo in questo momento. Dovete premerlo, dovete staccarlo, meglio tritarlo. Se possibile prendete un fiore profumato, non come questi. Io in questo caso vi sto solo facendo vedere. Dovete tritarli. Per questo video dovrà raggiungere i 110 mi piace se vogliamo che il nostro esperimento continui. Oppure scrivete nei commenti se volete che ne faccia un altro. Io spero che vi piaccia e bando alle ciance, continuiamo.